Cos'era quello? Hai visto un Rinoc? Credevo di aver visto un Rinoc. Dammi retta, Spyro! Non passare mai una settimana in gabbia se non vuoi ritrovarti con la tua isola invasa dai Rinoc! Ma devo andare. Io e mia Mr. Blaster abbiamo un sacco di lavoro da fare. E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriel Host e benvenuti in questa nuova recensione. In questo video useremo un altro nuovo personaggio giocabile. Qui a Spyro 3 giocheremo nei panni di Agente 9. Oh, Agente 9, il mio allievo preferito. Bentornato nel mio laboratorio sull'isola. Purtroppo siamo stati invasi dai Rinoc. Potresti fermarli prima che distruggano tutte le mie ricerche? Grazie. Ragazzi, ascoltatemi. Noi dobbiamo giocare nei panni di questa scimmia, Agente 9. Dobbiamo aiutare il professore, però dovete capire tutti i comandi di Agente 9. Sarà come i vecchi tempi, spara questi manichini per allenarti, ma fa attenzione, credo che in mezzo a loro si sia nascosto un Rinoc. Capite cosa dovete fare, ragazzi? Voi avete questa pistola laser e dovete premere il tasto cerchio per sparare. Provate a sparare a questi manichini, ma fate attenzione perché fra di loro si nasconde un Rinoc. E poi, se non avete notato, il professore si teletrasporta. E poi il professore è una talpa. Ci sono molti Rinoc che non aspettano altro che io abbassi questo campo di forza per attaccarci. E continueranno ad arrivarne finché non schiaccerai il pulsante antipanico rosso accanto alla porta da cui escono. Dobbiamo colpire il pulsante antipanico rosso per chiudere dentro i Rinoc, capite ragazzi? Dopo che il professore ha abbassato il campo di forza, voi dovete colpire quella cosa rossa. Ora c'è un altro problema. C'è un'altra porta alla fine di questa spiaggia e i Rinoc continueranno a uscire da lì finché non colpirai il pulsante antipanico rosso. Percorri la spiaggia schivando e usando i ripari naturali sul lato destro. Mi sa che c'è un'altra porta alla fine di questa spiaggia, ragazzi. I Rinoc continueranno ad uscire finché non colpirete il pulsante antipanico rosso. Non dimenticate che in questo livello c'è un punto d'abilità da guadagnare, è far esplodere tutte le palme. Questi indicatori mostrano che un gruppo di Rinoc si è nascosto dietro lo schermo. Attiverò il piedistallo e tu potrai spararli quando attaccano. Ti consiglio di usare la modalità cecchino. La sapete usare la modalità cecchino, sì o no? Dovete premere triangolo per entrare in modalità cecchino e poi colpite i Rinoc via via che appaiono sullo schermo. E cercate di non cadere dal piedistallo, non facciamo sciocchezze. Si può anche tenere premuto cerchio per sparare. Eliminiamo questi Rinoc, vanno fatti fuori tutte e sei. Bella sta modalità cecchino. Li hai eliminati tutti. Vediamo in che condizioni è la sala macchine. Ho la sensazione che i Rinoc non l'abbiano tenuta molto in ordine. Ok, andiamo subito nella sala macchine. Mi sono scordato di dirvi che se premete R1 e L1 potete schivare i colpi. Come pensavo, la sala macchina è invasa dagli uccelli. Per colpire gli uccelli nel nido dovrai usare la modalità cecchino e poi zoomare in avanti per mirare con la massima precisione. Avete sentito, ragazzi? Quando siete in modalità cecchino dovete usare L1 e R1 per zoomare avanti e indietro. Purtroppo la sala macchina è invasa dagli uccelli e noi dobbiamo eliminarli, questi uccellacci. Facciamoli fuori, visto che sono nei loro nidi. Gli uccellacci sono safe, distruggiamoli. Ce l'abbiamo fatta. Ottimo lavoro, Agente 9. Non so se questo è un uovo di uccello o di drago. Tu cosa dici? Io dico che sia un uovo di drago, ragazzi. Il draghetto si chiama Beula. Questo è un uovo di drago, non di uccello. Ora
posso riaccendere il generatore gravitonometrico. Spero che non ci siano entrati uccelli. E invece entrano altri uccelli, ragazzi. Il mio video finisce qui. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. La prima parte del laboratorio e l'agente 9 è terminata. Vi aspetto nella seconda parte.